Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Vasculli. Siamo nell'immediato post partita di Italia-Svezia, partita terminata con il punteggio di 0-0 e che ha sancito l'eliminazione della nostra nazionale dai mondiali di calcio che si giocheranno il prossimo giugno in Russia. Mi scuso anticipatamente per il tono di voce decisamente dimesso, ma un po' tutta l'Italia è in una sorta di lutto sportivo. Mai e poi mai avrei potuto immaginare che una nazionale blasonata come l'Italia, che 10 anni fa, 11 anni fa, vinceva alla grande un campionato mondiale, non partecipasse ad una competizione così importante e di conseguenza non si qualificasse. Che dire, l'ultima volta è stato ai mondiali del 1958, sono quindi passati ben 60 anni, quindi questo fa capire come è naturale che ci sia grossissima amarezza, sgomento, sconcerto per quello che è accaduto. Il doppio confronto con la Svezia ha dimostrato tutti i limiti di questa squadra, i limiti tecnici. Di alcuni, la maggior parte dei calciatori, l'inadeguatezza di un allenatore che ha sbagliato tantissime scelte nel doppio match, ma anche insomma una federazione che indubbiamente fa acqua da tutte le parti. Mi hanno molto colpito le lacrime di Gigi Buffon dopo quelle degli ultimi europei del 2000 e 16, quando andammo fuori ai quarti di finale contro la Germania. Le lacrime di Buffon sono le lacrime di tutta l'Italia, ma soprattutto stanno a testimoniare che probabilmente è veramente finito un ciclo e bisogna cercare di riaprirne uno altrettanto importante. Purtroppo a livello di mondiali, dopo la vittoria del 2006, sono seguite due edizioni decisamente sconfortanti, con l'eliminazione al primo turno sia nel 2010 che nel 2014, e ora questa clamorosa eliminazione contro una Svezia che sì, possiamo dire che sia una squadra organizzata, ma alla fine decisamente alla portata dell'Italia. Non aver fatto neanche una rete in 180 minuti sta a testimoniare che purtroppo la situazione in questo momento è molto grave. Come gravi, giusto appunto, tornando al discorso fatto in precedenza, sono gli errori commessi da questo allenatore che si è intestardito a giocare anche nella partita di ritorno con un 3-5-2 che aveva poco senso, mettendo in campo per la prima volta nella sua gestione dal primo minuto in partite ufficiali Jorginho e Gabbiadini, che non avevano mai fatto parte del suo progetto tecnico. Chiaramente c'è stata grande confusione, la nazionale ha fatto una partita diciamo più di pancia, giocando a tratti con il cuore, ma di gioco se ne è visto veramente poco, di occasioni da rete, a parte qualcuna nella parte finale, anche molto poche. Chiaramente c'è stata anche un po' di sfortuna, perché qualche episodio poteva girarci a favore, ma insomma, tutto sommato, ripeto, i limiti di questa nazionale sono evidenti e quindi bisogna fare mea culpa. Ripetiamo, 60 anni dopo l'Italia non si qualifica per un mondiale, in questo momento stanno giungendo le voci di pronte dimissioni di Ventura che verranno rese ufficiali nel momento in cui ci sarà la conferenza stampa. Credo che sia un atto doveroso proprio perché è troppo grave per una nazionale come quella italiana non partecipare ad una spedizione mondiale. È l'ultima partita di Gigi Buffon, molto presumibilmente, che quindi con stasera ha dato il suo addio alla nazionale, probabilmente anche di Barzagli. Il futuro però è tutt'altro che roseo in questo momento, perché se andiamo a vedere quelli che sono i giovani o comunque i giocatori di esperienza presenti in questa nazionale, il tasso tecnico al momento è decisamente deprimente, non ci sono più i Pirlo, i De Rossi di qualche anno fa, in avanti non ci sono più i Totti, Del Piero, i Zola, i Vialli, i Mancini. È una squadra basata sull'improvvisazione. Questa sera poi Ventura ci ha messo molto del suo, chiedendo ai suoi di mettere molti cross in area che erano solamente
preda dei difensori svedesi che facevano della fisicità e del gioco muscolare le loro armi di forza. Mi dispiace molto, però, guardando l'immediato post partita, e questo devo sottolinearlo, che non abbiano messo la faccia immediatamente i vari Ventura, Tavecchio e via dicendo, a parte il solito grande, in questo caso Gigi Buffon, hanno mandato a parlare davanti ai taccuini e davanti ai microfoni un ragazzo come Bernardeschi che stasera ha collezionato meno di 20 minuti in una partita che purtroppo sembrava comunque già segnata. Ripeto, sono molto amareggiato perché mai avrei immaginato una situazione del genere, da quando insomma sono diventato adulto. L'Italia ha sempre partecipato ai mondiali e non ha partecipato solamente agli europei del 1992, ma lì parliamo di una situazione completamente differente perché a qualificarsi erano solamente 8 nazionali, mondiali di 32 squadre con 15-16 squadre europee, e non vedere il nome dell'Italia fa veramente male. E quindi c'è grande rammarico. Mi auguro insomma che questo ceffone, questo duro ceffone, questo colpo basso che ha subito questa nazionale possa servire da insegnamento, cercare di ripartire da un allenatore che abbia soprattutto delle idee tattiche importanti. L'Italia di Ventura purtroppo si è andata via via spegnendo nel corso delle qualificazioni. Aveva iniziato sicuramente bene, il giro di andata era stato fatto nel migliore dei modi. Poi qualcosa è cambiato dopo la sconfitta in Spagna, la pesante sconfitta in Spagna, e questo l'ha sottolineato anche Buffon. Infatti, sono seguite prestazioni opache, la vittoria per 1-0 risicata contro Israele, il pareggio veramente scarno in casa contro la Macedonia, anche se l'Italia aveva già ottenuto la matematica certezza dei playoff. Insomma, una serie di partite in cui questa nazionale sembrava comunque in debito sia fisico che mentale. Purtroppo molti calciatori che nelle loro squadre di club hanno fatto, stanno facendo molto bene al momento, in queste due partite della nazionale non sono riusciti ad esprimersi al meglio. Poi, insomma, un'ultima piccola postilla vorrei dirla su Insigne, mi sembra veramente strano che un calciatore così importante e così in forma al momento, con un tasso tecnico decisamente superiore alla media degli altri calciatori italiani, sia riuscito a giocare solamente 15 minuti nel doppio confronto. E questo chiaramente non va bene. Staremo a vedere insomma quali saranno le conseguenze. Le dimissioni di Ventura sono praticamente certe. Seguiremo le vicende della nazionale anche nel corso dei prossimi interventi, aggiornandovi sulla situazione. Chiaramente condividiamo un dolore sportivo comune in questo momento, speriamo di riprenderci, ci lecchiamo le ferite e cerchiamo di andare avanti. Un saluto a tutti da Luigi Pasculli e buonanotte.